Salve a tutti amici, un saluto dal vostro Corrado Esposito Personal Trainer. Eccoci qua ragazzi, secondo video di fake natural italiani o no, perché bisogna capire se sono veramente fake natural italiani o no, questi atleti. Ragazzi, faccio questi video quando c'ho voglia, perché io non c'ho voglia di casini, problemi, fai questo e fai quell'altro. No, se c'ho voglia faccio qualche video, se no non lo faccio, parlo di altri argomenti, sono 10.000 cose di cui parlare nel bodybuilding e nel fitness. Non mi voglio focalizzare di fare un canale solo di queste cose qua, perché è facile per parlare male degli altri e crescere subito, eh. Ma non è il mio obiettivo. Quindi, come al solito, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Questo è uno di quelli che mi avete segnalato e vi dico la verità. Io già mi sono dimenticato gli altri, quindi se avete qualche altro atleta fitness italiano da portare su questo format, scrivetemelo nei commenti. Leo Spolli, io non so nulla di questo ragazzo, ragazzi. Parliamoci chiaro, non so l'età, ci avrà una ventina d'anni, non so nulla. Ma avete detto che uno che sta con quest'altro qua, che è apparso pure sui canali di Flavio Raponi, fagli il video perché potrebbe essere nato. E chi mi dice che è dopato, chi mi dice che no, allora andiamo a vedere, dai. Andiamo a vedere un po' di foto, andiamo a cercare di capire se è natural o no. Allora, andiamo a vedere qua. Questi sono video. Ma raga, vedendolo qua, a me sembra un fisico natural. Non mi sembra di avere questi, che ha questi volumi enormi. Beh, sì, pure qua. Cioè, a me mi sembra un fisico natural, ragazzi. Assolutamente raggiungibilissimo al naturale. Mo, andiamo qua. Ah boh, qua non mi interessa. Ma voglio, non mi sembra un fisico irraggiungibile. Ah boh, no, queste sono tutte cazzate. Cerchiamo di vedere le parti dove ci sta lui. Allora, io mi sembra che dal video che vidi pure là di Flavio Raponi, lui disse che è natural, ma che non si. Non è certo di non doparsi in futuro. Questo è quello che ha detto lui, mi sembra. Vedendolo nei video, qua ragazzi, bel fisico, molto definito, ma mi sembra assolutamente la portata di un natural, non mi sembra un fisico irraggiungibile. Bulk 90 kg, va bene, ci sta. 73 kg. Ma raga, pure qua siamo ai limiti tra natural e dopato. Siamo proprio ai limiti, perché chiaramente c'è una massa proprio là al limite tra natural e dopato. È predisposto a livello addominale, andiamo a vedere la schiena. Buona schiena, pure qua. Ma raga, vedendolo a me sembra natural, vi dico la verità. Un ottimo fisico natural. E mi dispiace che questi ragazzi qua, ottima posa. Ottima posa. Mi dispiace che questi ragazzi, voi vedi, pensano tutti ad un doparsi futuro. Che, boh, non lo so. Lui è molto tirato, vedete. Io queste condizioni qua ce l'ho avuto forse solo quando ho fatto le gare. Esagerate. È chiaro che questa condizione qua si è tenuta parecchi mesi. Infatti, come ha scritto questo ragazzo qua, condizione spettacolare, però boh, da natural davvero esagerata. Non lo so, ragazzi, se la tieni per poco tempo è una condizione raggiungibilissima anche da natural, però bisogna vedere questo mo quanto tempo l'ha tenuta, perché anche da natural si può raggiungere questa condizione, sicuramente. Vede pure qua, non è enorme, enorme, irraggiungibile, un ottimo fisico, ma secondo me raggiungibilmente raggiungibilissimo da natural. Poi c'ha anche delle ottime forme, vedete, lui ha proprio una predisposizione per l'addome, fantastico, per gli obliqui, fantastico, quindi c'è anche della genetica, sicuramente, non stiamo a parlare di uno stupidarello, stiamo parlando di uno che ha già una bella genetica, come potete vedere. Qua a me mi sembra uno assolutamente natural, cioè questo non è un fisico che non si può raggiungere naturalmente. È chiaro che per mantenere questa condizione per tanto tempo, se lo fai natural, devi stare sempre a bacchetta, a dieta, alto cardio, mangiare benissimo. Se già inizi a divagarti, è chiaro che dopo ingrassi subito.
Comunque c'è anche da dire che lui è 1,75 m per un 75 kg tirato. Probabilmente c'è anche una tendenza al metabolismo veloce che lo può aiutare. Io, per esempio, sono molto più lento e se mangio mi ingrasso subito. Vedete, questa è un'ottima forma. Capito? Ottima forma, secondo me. Che si può raggiungere naturalmente, sì. Sì, vedete pure qua. Lui c'ha proprio una bella predisposizione per gli addominali e quindi evidentemente, vedi, li snellisce subito. C'ha dei bei pettorali. Non è male, assolutamente. Andiamo a vedere quale foto alla gara. Perché mi avete detto pure ci sta le foto della sua gara natural. Beh ragazzi, secondo me è un fisico assolutamente naturale. In queste foto qua. Peccato che poi non ci sta né più. No, forse sono io che sto andato avanti. Aspettate, scusate che Instagram ancora me l'ambara usa. No, c'è solo questo. Qua mi sembra naturale. Ottimo fisico, però volumi raggiungibilissimi da uno natural, eh. Volevo vedere altre foto della gara, vediamo se è questa. Pure qua, raga. Bel fisico, ma raggiungibile naturalmente. Vedete? Si vede anche dalle striature non impressionanti nella parte inferiore. Parte superiore, anche un natural può arrivare a ottenere grandi striature. Parte inferiore, molto meno. Ecco un'altra foto, andiamo a vedere. Ma raga, secondo me è un fisico che si può raggiungere naturalmente questo qua. C'ha delle belle gambe, dei bei polpacci, perché comunque lui è proprio predisposto. Io per esempio ho i polpacci molto più piccoli. La gamba è un po' più piccola la mia, anche se non è che mi alleno così in maniera spropositata, eh. Vedete, già dalle gambe si capisce molto che lui è potenzialmente un natural, secondo me. Vedete pure qua davanti, ottime gambe, ma non a livello di uno che si prende gli steroidi, che ha delle gambe molto più scolpite e enormi. C'ha un ottimo fisico, un bel pacchetto spalla, braccio. Gli addominali sono ottimi, i pettorali sono ottimi, c'è un ottimo fisico. Vedete pure qua, qua si vede. Cioè questo non è un doppio bicipite di un dopato. Qua fa il vacuum, però guardate le gambe, sono gambe assolutamente di uno che secondo me non usa steroidi. Le braccia sono assolutamente abbordabili per tanti noi. La cosa eccezionale è la definizione qua, in questa zona qua. Però vi dico la verità ragazzi, questo è un doppio bicipite che se uno si allena natural può raggiungere tranquillamente, eh. Io non ci vedo nulla di irraggiungibile. Pure qua, vedete? È un blocco, spalla, braccio, trapezio, petto, che si può raggiungere. Le gambe si possono raggiungere, anche al natural, eh. Capiamoci. Capiamoci. È un ottimo fisico, molto buono. Nulla da dire. Però niente di irraggiungibile. Per ora, secondo me, si continua a allenare natural, anche se... Comunque si vede che c'è un allenamento mostruoso dietro, si vede che c'è un'alimentazione mostruosa dietro, si vede che è un ragazzo fissato con questo e lavora da pazzi per raggiungere questi obiettivi. Secondo me è un fisico raggiungibile naturalmente. Ripeto, si vede dai muscoli non proprio mostruosamente striati, da alcune cose che ti fanno notare. Io vorrei vedere una posa posteriore, solo che non si vede qua. Vorrei capire una posa posteriore se c'è, pure per capire... Ecco, vedete qua ragazzi, parliamoci chiaramente. È un ottimo fisico, però nulla di impressionante per uno che ci vuole arrivare al naturale. Ottimo fisico ragazzi, che bisogna dire, ottimo fisico. Per stare così però, al naturale ragazzi, ve lo ripeto, qua ci vuole un lavoro enorme. Per tenere questa definizione sempre ci vuole un lavoro enorme. Non è un fisico secondo me che puoi raggiungere se non stai fisso a dieta e ti alleni come un pazzo. Cosa che non faccio, per esempio. Cioè, questi sono ragazzi che comunque passano ore in palestra, cioè hanno uno stile di vita pro palestra sicuramente. Voglio, è così. Altrimenti non è raggiungibile un fisico del genere se non ti dedichi anima e corpo in questo sport, cioè, capiamoci. Però ottimo, ottimo risultato. Ma raga, a me piace. Un ottimo fisico. Secondo me per ora naturale. Poi chiaramente quello che accadrà nei prossimi anni non lo posso sapere. Ad oggi lo vedo naturale, lo vedo più naturale del ragazzo di cui abbiamo parlato l'altra volta, che mi sembrava molto meno naturale. Quello è più grosso di lui e eccolo qua, non mi ricordo mai i nomi io. Mattia, vedi, questo mi sembra... Mattia non mi sembra natural, parliamoci da 95 kg, non esiste. Ragazzi, non esiste. Leo probabilmente ancora sulla fase natural, vedremo l'evoluzione di questi atleti, ricordatemelo in futuro che ne parliamo ancora.
Ad oggi vi dico, secondo me è natural. Fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video. Ciao, agliò.